Covid, multe sospese per altri 6 mesi, questo qua è il nuovo slittamento introdotto in un emendamento al decreto mille proroghe, un decreto, emendamento che è stato proposto dall'onorevole della Lega Alberto Bagnai, che è in collegamento con noi. Grazie di essere con noi, buonasera onorevole. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Buonasera. Oh, e c'è anche Alessandro Fusillo, che è l'avvocato che sta seguendo Daniela Martani per le sue numerose cause contro le mascherine, giusto? Esatto, tra l'altro sono stata assolta proprio la settimana scorsa. Ah, meno male, sono contento. Per essere stata denunciata in realtà per oltraggio pubblico ufficiale, perché lui mi ha denunciato per questo. Io non ho fatto nessun oltraggio, okay. Infatti sono stata assolta perché non indossavo la mascherina all'aperto. Che palle. E lui si è impuntato, mi ha voluto portare per forza al comando di polizia, ma non poteva. E quindi poi mi ha denunciato per oltraggio e ha perso. Che brutti tempi. E ha perso. Meno male. Tra l'altro, no, vorrei dire, scusate, sì. Proprio grazie anche ad Alessandro, che abbiamo fatto sempre ricorso alle multe che io ho preso per le mascherine, e chiaramente non è stata pagata neanche una, perché avevamo ragione. Che brutti tempi, onorevole Bagnai, a ricordarli, eh? Sono stati dei tempi in cui sono stati presi una serie di provvedimenti discutibili che volta per volta abbiamo discusso. Questo ovviamente non ha nulla a che vedere con l'emendamento, suppongo, per discutere il quale mi avevate invitato. Sì, quello sulla... in un quadro diciamo patologico più ampio, diciamo così, di gestione di un fenomeno andava gestito, ma di gestione all'insegna della limitazione della libertà, che probabilmente non era né l'unica strada percorribile, la limitazione della libertà in qualsiasi forma, né la migliore da percorrere, questo sono abbastanza certo. E io sono rimasto nell'unica nella migliore. Sono rimasto molto colpito dai commenti rispetto all'approvazione di questo emendamento, no? Che ripeto, rinviati di altri 6 mesi. Io spero che poi alla fine chi è stato multato, lo dico, in punto di vista personale, non venga costretto comunque a pagare le multe. Lo è il mio punto di vista. Neanche sono stato multato, quindi manco a dire che è conflitto di interessi. Però ho visto delle reazioni veramente violente, una strizzatina d'occhio ai Novax, e allora quelli che si sono vaccinati, ma allora quelli che si sono vaccinati perché non volevano ammalarsi e perché hanno fatto una scelta in quel senso, no? E immagino. Poi si sono ammalati comunque, ricordiamolo. Sì, come mai questa reazione così dura che c'è stata da parte di certi? Allora, per esempio, Burioni strizzata d'occhio, guardi, nei confronti di chi non rispetta le leggi, ma c'è, che roba? Chi è che ha detto questo? Burioni. Vabbè, guardi, io non so che dirle, poi non commento neanche volentieri questo tipo di prese di posizione qua. Dal mio punto di vista sono successe due cose normali. In un decreto mille proroghe è stata inserita una proroga ed è stata inserita per attuare un punto che era un punto del nostro programma elettorale alle ultime elezioni politiche, cioè garantire la libertà di scelta terapeutica. Che queste sanzioni fossero particolarmente odiose lo abbiamo sempre detto, sì. L'impegno di eliminarle ce lo eravamo preso, voglio ricordare che non è stato fatto in legge di bilancio, perché come gli ascoltatori forse ricordano, in questa legge di bilancio è stato detto che non c'erano le risorse, non abbiamo potuto presentare emendamenti eccetera eccetera, c'era stato proposto questo percorso e abbiamo scelto questo percorso di sospendere per quest'anno, e a fine anno le risorse si troveranno e questa storia si chiuderà. Capisco la violenza dei soggetti prevalentemente, poi non so per quale motivo, di sinistra, non capisco il legame fra sinistra e diciamo il controllo sui corpi delle persone, sinistra e provvedimenti coercitivi, forse lo capisco questo legame. Le reazioni sono particolarmente rabbiose perché abbiamo a che fare con un manipolo di ultimi giapponesi nella foresta, non so se c'è una trasmissione, una nota trasmissione televisiva indipendente dalla destra, che ha evidenziato nell'ultima puntata una serie di problematiche che molti di noi, certo, e in particolare fra l'altro nel mondo dell'informazione anche voi, avevamo fatto fino all'inizio, a partire dalla probabile sussistenza di rilevanti conflitti di interesse dietro a certe scelte politiche, e anche a partire dal tema
di una totale assenza, su cui io particolarmente me lo sono fermato in Parlamento, di una totale deficienza della farmacovigilanza, dell'AIFA. Io ho sollevato mille volte questo tema in svariate audizioni e interrogazioni. Il punto qual è? Il punto è che una scelta può essere libera se è consapevole, ma qui è stato fatto di tutto per evitare che le scelte fossero consapevoli. La farmacovigilanza non ha sostanzialmente è stata, guardi, gliela metto molto, molto piatta. Io penso di essere stato uno dei pochi parlamentari, probabilmente l'unico, ad essere andato in aula e a difendere numeri, d'accordo? L'efficacia della terapia che ci veniva proposta, anzi imposta, perché le frequenze relative dicevano che sostanzialmente le persone vaccinate avevano, diciamo, i non vaccinati avevano morivano 5 volte di più e finivano in terapia intensiva 11 volte di più. Questo l'ho detto in aula il 10 novembre 2021, lo si può andare a vedere. Quindi quella terapia aveva un senso, ma che cosa non aveva un senso? Non aveva un senso interrogarsi sui potenziali effetti collaterali, perché io da economista, non da medico, so che non esiste nulla che non abbia effetti collaterali, non ci sono pasti gratis, come si dice in economia, e non ci sono farmaci che non hanno effetti collaterali. Su questo punto si è voluto tacere, credo con uno scrupolo paternalistico, che era quello che se si fosse saputo che questi effetti c'erano, se si fosse ammesso, perché saperlo lo si sapeva, che questi effetti c'erano, allora la gente avrebbe, come dire, rallentato. Non si sarebbe vaccinata, insomma, ecco questo. Ma poi alla fine è quello che è successo, perché, certo, come dire, questo clima di visibile reticenza ha ingenerato dei sospetti più, che sono più stati sospetti, ancora maggiori, certo, e moltiplicati. E ha creato un danno notevole, reputazionale, alla politica, alla professione medica e allo stesso concetto di scienza. Cioè non si può lamentare non ci si può lamentare che gli italiani sono antiscientifici, qualsiasi cosa ciò significhi, se si è fondamentalmente operato attivamente perché non venissero raccolti dati. La scienza si fonda sui dati, non su quello che crede il parlamentare X del PD. Io lo rispetto, rispetto la sua opinione, ma la sua è un'opinione, non è un dato, e comunque la scienza è un processo di un altro tipo, che prevede l'uso di dati, che prevede anche l'elemento della critica, che è stato totalmente bandito.